Benvenuti a tutti. Se vi ricordate, nel video precedente abbiamo trattato di velocità massime in relazione ai treni. In questo video confronteremo le stesse velocità massime mettendo a confronto i treni con le auto e giudicando anche in termini di performance. Iniziamo subito. Partiamo come al solito dai 90 km orari, ovvero la velocità massima di molte strade extraurbane. Vi potrà sembrare strano, ma sia l'auto che il treno che stiamo per analizzare sono nati nello stesso periodo. Stiamo parlando dell'elettromotrice di Ferrovie Nord Milano e di 740 e della mitica Fiat 600, entrambe costruite negli anni 50. Come dedotto, esse possono correre alla velocità massima di 90 km orari. Passo la linea a Luca. Eccomi pronto ad analizzare i 110 km orari. Non è facile trovare un'auto che abbia questa particolare velocità come massima velocità raggiungibile. Tuttavia possiamo fare un paio di esempi. Con i treni a 110 km orari troviamo tutte le prime LN, oltre alla 668 serie 1200, ultima automotrice in servizio ancora ai giorni nostri con questa velocità massima. A comandare nel regno delle auto troviamo la mitica Fiat 126, con i suoi 105 km orari, e, sempre nel regno Fiat, la prima Fiat Panda 30, con i suoi 115 km orari. Passo ora la linea a Giorgio. Quest'oggi io analizzo i 130 km orari, ovvero, la velocità massima sulle nostre autostrade. Per i treni troviamo l'intera famiglia dei treni diesel con tutte le automotrici, oltre ai complessi di media distanza trainate da D445. In questo caso il regno delle auto sfodera una modernissima auto elettrica, ovvero, la Renault Zoe da 115 cavalli, capace di superare di poco i 130 km orari. La linea ora a Matteo. A me la parola per i 140 km orari. Ritorna sul campo la regina di tutte le auto, ovvero, la Fiat Panda da 45 cavalli, la quale può sfrecciare a 140 km orari netti. A farla da padrone sui treni ci sono tutte le elettromotrici 803, 801, 724, 582, 642 e 426 TAF. Adesso la linea a colei che ha fatto tanto scalpore nel video passato. Siete solo gelosi perché io ho una voce realistica. In ogni caso, io analizzo i rinomati 160 km orari. Nel regno dei treni troviamo, oltre alla mitica E464 con i complessi di rivalto e media distanze, tutte le tigri E632, 633 e 652. Lo stesso limite si applica a tutti gli elettrotreni moderni. Per le auto arriva la regina di tutte le auto goffe, ovvero, la Fiat Multipla. Ebbene, questa vasca da bagno su ruote ha la capacità di sfrecciare a 164 km orari. Sì, forse con un po' di plutonio e un flusso canalizzatore sotto il cofano. Torna la linea Roberto. Tralasciando la prosopopea di Carla, passiamo direttamente alla fascia dei 180 km orari, laddove ritroviamo tutti gli intercity trainati da E403, che ricordiamo essere principalmente intercity notte, oltre alle mitiche L601. A questa velocità, una Ford Focus del 2005 se la caverebbe benissimo, in quanto le sue velocità massime a seconda delle versioni si aggirano tra i 180 e i 200 km orari. Di conseguenza essa è concorrente anche nella fascia dei 200 km orari, dove troviamo la mitica E444R, le E414 e tutti i primi elettrotreni rapidi italiani a partire dal 1939, con il Polifemo, l'Arlecchino e il Settebello. Poco al di sopra ecco le E401 E402 a 220 km orari. Ripasso la linea a Luca. Eccoci arrivati alle fasce dell'alta velocità. Partiamo dalla prima di 250 km orari. In questo caso troviamo, per le auto, la regina di tutte le auto elettriche, ovvero, la Tesla modello S, che arriva proprio ad una velocità massima di 250 km orari. In questa fascia troviamo tutti i pendolini dal 401 al 610, oltre alle TR700. Passando ai 300 km orari, troviamo tutti i frecciarosse TR500. Per le auto basti pensare a tutte le auto da Formula 1 le quali posseggono in media questa velocità massima. Arrivando adesso alla fascia ultima dei 400 km orari, troviamo il Frecciarossa 1000 e TR400 a 390 km orari.
Unica auto che riesce a superare questa velocità è la Bugatti Veyron, e mi limito ai suoi 407 km orari poiché, se arrivassimo alla Chiron, dovremmo competere con i suoi 490 km orari. Con questo concludiamo. Per il prossimo video provate a suggerirci voi qualcosa nei commenti. A presto!